E ben ritrovati invece a chi già ha avuto modo di intrattenersi, seppur in remoto, con il sottoscritto. Presentazione già fatta: Sandro Brunelli dell'Università di Roma Tor Vergata, dove in realtà insegno materie aziendali, ma mi occupo da sempre di pubblica amministrazione e di public governance. E da 3 anni a questa parte, segnatamente appunto anche di anticorruzione e trasparenza. Di che cosa parliamo oggi? Oggi facciamo una review dello stato dell'arte in tema di analisi del rischio di corruzione, cioè quello che deve essere il framework. Qualcuno di voi già lo conosce, diciamo, perché l'ho portato già all'attenzione altre volte, per presidiare correttamente il rischio di corruzione, quindi giungere ad una mappatura dei processi, passare per le criticità presenti all'interno dell'amministrazione, individuare i rischi principali e le misure per il contrasto del fenomeno. E successivamente però parleremo anche di quello che è lo stato dell'arte, inteso come, quali sono le evidenze, ad esempio, vedremo se riusciremo a caricare altri file sulla piattaforma, altrimenti li metteremo a disposizione. In tema di corruzione, cioè le relazioni che ci sono state. Tra l'altro è di ieri, non so se avete letto o sentito, non di ieri, scusate, di venerdì scorso, la pubblicazione sul sito dell'ANAC degli adempimenti in tema di trasparenza a seguito delle segnalazioni fatte appunto dalla stessa ANAC. È un momento particolarmente delicato, c'è molta carne al fuoco. Non so quanti di voi vengono da amministrazioni che sono controllate, o enti di diritto pubblico e privato controllati, enti pubblici economici o robe del genere, perché c'è molto fermento anche attorno alla determinazione numero 8 dell'ANAC, che ormai è dello giugno scorso, ma dal 20 in poi partiranno appunto i controlli da parte dell'ANAC stessa. Insomma, di cose al fuoco ce ne sono veramente, veramente molte. Comunque, proviamo a vedere un attimino. Come al solito io faccio una prima fase, questo lo dico anche per chi non mi conosce, io la chiamo di pareggio delle competenze, in modo tale che tutti coloro che sono in ascolto o vengono richiamate cose che già conoscevano ma non avevano ancora ben sistematizzate riguardo alla normativa, oppure comunque ancora non ci si erano avvicinati, non sapendo qual è lo stato appunto dell'arte vostro come persone dinanzi a questo complesso disegno normativo attorno ai temi dell'anticorruzione, dell'illegalità, della trasparenza e dell'integrità. Ma ha scritto qualcuno che non si sentiva molto bene, intendo l'audio, non le persone ovviamente. Vorrei un attimino verificare, quindi scrivetemi perché vi leggo comunque in tempo reale, sperando che si senta bene. Ecco, qualcuno mi dice già che ok, quindi bene. Allora, io molto spesso parto con questa slide che ripropongo, forse qualcuno già l'ha vista, nel senso che la settimana scorsa avete parlato nuovamente di etica, di morale, di integrità con Massimo Di Rienzo, stimato collega anche qui al Formez. Diciamo che la situazione in Italia è un po' paradossale per quanto riguarda l'atteggiamento che le persone hanno riguardo alla corruzione. Andrò molto veloce su questa parte. Il discorso è molto semplice, guardate queste domande, questo è lo speciale Eurobarometro del 2013, sta per uscire quello del 2014. In questa intervista vengono intervistate, vengono fatte domande a persone che si occupano di corruzione, che vuol dire che si occupano di corruzione, si spera non siano coinvolte. Sono persone che hanno o una formazione giuridica o che si occupano del tema, o che lavorano in amministrazioni pubbliche, o che hanno fronteggiato in prima persona la corruzione, magistrati, avvocati, anche responsabili da un certo punto di vista di prevenzione della corruzione anche in altri paesi. Insomma, tutte quante persone che si occupano di corruzione. Guardate un po' queste quattro domande e notate che bei paradossi che si notano. Alla domanda: pensa che la corruzione sia un fenomeno dilagante? Avete sulla sinistra il dato dell'Italia e sulla destra quello dell'Unione Europea, che quindi contiene anche l'Italia. Allora, a livello nazionale c'è un plebiscito, cioè tutti quanti pensano che è un fenomeno dilagante. A livello Unione Europea vedete che la percentuale è parecchio alta. Però tuttavia non raggiunge i picchi che ci sono in Italia, e questo già da una misura appunto ci fa capire perché, quando si parla di corruzione percepita anziché rilevata, nel nostro paese finiamo con statistiche veramente devastanti. La seconda domanda però già ci pone un po' di dubbi, tanto in sede italiana quanto in sede di Unione Europea, perché tutti quanti pensano che è un fenomeno dilagante, ma se gli si chiede: ma lei la subisce personalmente nel quotidiano? La risposta è 42% a livello d'Italia, 26% a livello Unione Europea. Quindi diciamo che crollano vertiginosamente le percentuali, come se fosse un fatto che esiste, che è dilagante, che è dilaniante anche, ma che poi molte delle persone non vengono toccate da questo fatto, e questa è una contraddizione. Ancora di più se si passa alla terza domanda, chiedendo: ma quindi corruzione, raccomandazioni sono un modo semplice per ottenere accesso ai servizi? Sono il modo più semplice, scusate, non più semplice. Di nuovo riesplode il plebiscito in Italia, e ci si riattesta tanto in Italia quanto in Unione Europea a percentuali vicinissime a quelle della prima domanda.
Diciamo che fino a qui, seppur in differenza assoluta, c'è abbastanza coerenza tra le risposte che vengono date su base nazionale e quelle a livello di Unione Europea. Ma se poi si chiede, guardate la quarta domanda impressionante, denuncerebbe un episodio di corruzione? Ci si accorge come i conti non tornano, e non tornano in negativo per il nostro paese, perché tutti pensano che c'è corruzione, se le persone che si occupano da vicino del fenomeno non lo denuncerebbero, la metà di quelli che hanno detto che è dilagante, capite bene che c'è più di un problema da attenzionare. Alcuni li avete attenzionati la scorsa settimana in tema di etica, morale, integrità, che sono tutte quante parole che sono tutti sinonimi, parole con cui ci riempiamo e talvolta passate il termine terra terra, sciacquiamo la bocca, ma poi forse vi siete già accorti con il collega Di Rienzo che non sono anzitutto sinonimi e seconda cosa è molto difficile scinderne i significati e far sì che questi, diciamo, pervadano l'azione quotidiana. Magari torneremo anche su questo. A livello di Unione Europea intera, invece, vedete che cosa accade? Che la percentuale passa dal 76 al 70, ma vi garantisco quasi esclusivamente per via del crollo della statistica italiana. Nel senso che tutti coloro che in sede di Unione Europea pensano che la corruzione sia un fenomeno dilagante, lo denuncerebbero come il fenomeno. Certo, poi c'è da vedere la distanza tra quello che uno dice rispetto ad una domanda che gli viene posta e poi quello che realmente pratica. Però intanto questa è già una proxy di quella che è la situazione. Andando avanti, questo è importante aprire con questo per quale motivo? Perché noi nel frattempo, in questi 3 anni quasi ormai, perché la legge anticorruzione del 6 novembre 2012 sta per compiere il suo terzo anno di vita, abbiamo fatto tanto a livello normativo, tanto a livello adempimentale, non so quanto a livello di reale contenuto e di contrasto effettivo. Non che non ci sia stato, ma rispetto a quello che pensavamo di mettere in campo, probabilmente siamo ancora lontani dall'ottenere risultati pienamente soddisfacenti. Questo è un attimo una questione di raccordo normativo, no? Che cosa è successo? Cioè abbiamo avuto questa legge 2012 che finalmente ha dato una norma organica in tema di corruzione all'Italia per quanto riguarda la corruzione in ambito pubblico, fermo restando che la corruzione in ambito politico ancora non è realmente disciplinata, mentre la corruzione tra privati è scarnamente disciplinata all'interno del codice civile, quindi qua si parla di corruzione nel pubblico, tra pubblico e privato pubblico. E che cosa accade? Che quella legge in realtà a cascata portava con sé altri 3 provvedimenti perché dava delega in tema di trasparenza, delega in tema di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico e dava mandato specifico con il DPR che poi c'è stato il 62 del 2013 a novellare il codice di comportamento che era già nella 165 del 2001. È importante richiamare anche le ultime due che vedete in celestino, norme successive che ci sono state dopo queste, su cui tra poco torneremo, dove che cosa accade? Che prima c'è stato appunto il cosiddetto decreto estivo Renzi del 2014, convertito nell'agosto dello stesso anno, che ha di fatto potenziato l'ANAC. Come l'ha potenziata? Intanto, vabbè, c'era stata prima appunto la trasformazione della Civit in ANAC, ma non torno su queste che sono cose straconosciute, ma soprattutto, che cosa è accaduto? Che si sono trasferiti tutti quanti i compiti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, di lavori, servizi e forniture e tutto quanto è stato appunto dato all'ANAC. Questo ne ha comportato un potenziamento. Potenziamento in realtà non troppo reale, perché di fatto è stata internalizzata un'authority dentro un'altra authority. Nel senso che quelle persone che sono entrate lì dentro, anche col massimo delle competenze, si occupano tanto appunto di appalti. Ma sappiamo che corruzione, anche se il connubio appalti-corruzione è fortissimo, sappiamo che la corruzione non si annida solamente con riguardo agli appalti, ma a molte sfere dell'operare della pubblica amministrazione. E diciamo che si è persa forse un'occasione per potenziare meglio l'ANAC, ma per quale motivo andava potenziata meglio? Per poter assistere maggiormente le pubbliche amministrazioni. Ma anche quest'anno abbiamo avuto grosse novelle, grosse, sembrava dovessero essere molto grosse, poi alla fine sono state un po' più tiepide. Ossia la legge 27 maggio, numero 69 del 2015, che appunto è recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni tipo mafioso e di falso in bilancio, che ha, diciamo, non ha, ha novellato che cosa in termini di corruzione, soprattutto i termini. Questa famosa prescrizione che veniva
che veniva, diciamo, giudicata troppo corta. Di solito in realtà i problemi sono due, quelli che si annoverano di più: o che i tempi di prescrizione sono troppo corti, o che i tempi della giustizia sono troppo lunghi. Come la si metta? La si metta, siccome è un dato di fatto, i tempi della giustizia non li cambiamo nel breve termine, l'unica cosa che possiamo fare è stata logicamente allungare i tempi di prescrizione, questo indipendentemente dagli orientamenti politici, era l'unica cosa che si potesse fare nel breve termine. Questo, diciamo, potrebbe essere un bene anche successivamente, perché consente, diciamo, un deterrente ulteriore per colui che biecamente, e vi assicuro accade, possa fare i suoi calcoli ex ante nell'atteggiamento di poter corrompere, farsi corrompere o valutazioni di questo tipo, di cui forse non si dovrebbe, a cui non si dovrebbe neanche accennare, ma che purtroppo esistono. Ovviamente a Ladri ci sono state novelle anche in tema di falso in bilancio, ma non interessano in questo momento le questioni di cui stiamo dibattendo. Ovviamente a Ladri, lo sapete benissimo, c'è stata la discu la, la, è stata molto discussa la delibera numero 72 dell'allora ancora Civit, che appunto ha approvato il piano nazionale anticorruzione che fu predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Cosa importante, perché questa? Perché il Dipartimento della Funzione Pubblica, proprio in ragione del decreto legge 24 giugno 2014, numero 90, successivamente convertito, la funzione pubblica adesso non ha più un ruolo di attore primario nella definizione della strategia nazionale anticorruzione. Vado molto veloce su questa slide, sono cose che dovreste già conoscere un po' tutti. Il punto è che quando si parla di corruzione relativamente alla 190, la corruzione è un qualcosa che va molto oltre il reato puntuale che è disciplinato dagli articoli 318 e seguenti del codice penale e quelli affini, come può essere quello di concussione. Piccola digressione: concussione, il fenomeno di concussione, il reato di concussione è un reato che esiste solamente in Italia e dove appunto cambia il verso, nel senso che in un caso è il pubblico funzionario che viene corrotto, nell'altro è il pubblico funzionario che va a corrompere. È una cosa che accade solamente in Italia, noi abbiamo dato questi due nomi, corruzione e concussione, vi garantisco che all'estero è tutto quanto definito come corruzione. Al di là di questo, che poteva essere una chicca del momento, la situazione qual è? La situazione è che proprio per mano della circolare che uscì subito dopo il 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che invece inizialmente era investito di molti compiti, la corruzione è un qualcosa di molto più ampio. In realtà è l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. E se così la leggiamo, diciamo che il concetto di corruzione si può ampliare a dismisura, quasi fino a ricomprendere non solo tutta la gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati all'interno del codice penale, ma anche tutti quei casi in cui si intraveda un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Attenzione, uso a fini privati e non uso, diciamo, e non uso inopportuno. Andando avanti, qui ovviamente ancora cose introduttive, abbiamo aderito alla Convenzione di Meriva, siamo in linea con quello che dice l'Ocse e il Consiglio d'Europa. La strategia nazionale anticorruzione, in fin dei conti, è molto semplice, nel senso che si snoda lungo questi tre passaggi, ossia creare un contesto sfavorevole alla corruzione, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione, ma qui mettiamoci un bel asterisco perché non so quanto si è riusciti fino ad oggi con questo intento strategico, con questo obiettivo strategico, ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione. E qui invece mi trovate abbastanza ottimista, non fosse altro per l'attenzione mediatica che si è attirata appunto il concetto, il fenomeno della corruzione negli ultimi anni. Diciamo che ci si pensa molto di più prima eventualmente di corrompere o farsi corrompere. I soggetti originari della strategia nazionale anticorruzione, tra poco avrete già capito probabilmente perché intendo originari, erano questi quattro: l'ANAC, il Dipartimento della Funzione Pubblica, i prefetti e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Capite bene che di questi quattro soggetti chi è rimasto in campo fortemente in tema di lotta alla corruzione è solo ANAC, il Dipartimento della Funzione Pubblica, perché gli sono state tolte le attribuzioni, invece adesso aspetta. Allora, mi vedete? Mi vedete e sentite? No, si è riavviato da solo. Ci siamo? È andata via un attimo la connessione.
Tra l'altro, piccolo problema tecnico, mi ritrovo, scusate se vi scrivo in chat e qualche parola non si vede bene, ma mi ritrovo con una T non funzionante. Queste sono le cose che accade a chi lavora, evidentemente i PC del format girano e come, perché vi assicuro che non sono vecchi come potreste credere. Quindi, breve inciso, stavamo parlando dei soggetti originari della strategia nazionale anticorruzione. Dicevamo, di questi soggetti che vedete qui, solamente l'ANAC di fatto è rimasta a tirare fortemente, a tirare fortemente sul tema. Perché dico solamente l'ANAC? Appunto, il Dipartimento della Funzione Pubblica si è vista sottrarre le attribuzioni dal citato decreto del 2014 estivo del governo Renzi, e adesso si dovrebbe occupare, vediamo, a breve speriamo di avere qualche novella in tema di performance, visto che la 150 del 2009, altro grande tema di un po' di anni fa, sembra essere stato completamente accantonato nel frattempo, ed è un profondo errore, non tanto per la legge in sé, che poteva contenere pregi, difetti, vantaggi, svantaggi, meriti e demeriti, quanto per la necessità di misurare le performance dentro le amministrazioni. I prefetti in realtà, ai sensi dei commi, li vedremo successivamente, 6, 52 e 55 della 190, che cosa devono fare? Devono fungere da sentinelle, devono avere un registro, un albo dei fornitori, devono verificare che non ci siano infiltrazioni mafiose e devono, se del caso, fare segnalazioni e dialogare, appunto, collaborare, segnatamente dovrebbero, il condizionale d'obbligo, con i comuni. In realtà ci sono pochi comuni in cui prefettura e ente locale viaggiano in simbiosi e da un punto di vista operativo e politico, dove appunto si è realizzato un lavoro di concerto, e molti altri, la stragrande maggioranza, almeno questo segnatamente sull'esperienza personale, dove prefettura ed ente locale di fatto sono due cose veramente a sé stanti e dove non c'è stato successo in questo intento. La SNA si è dovuta fare nella misura in cui è riuscita a farlo, nel senso che è stata investita dalla 190, questo errore strategico iniziale, della formazione per quanto riguarda diciamo, la pletora delle amministrazioni pubbliche per le aree esposte a maggior rischio. Ma capite bene che la SNA da sola, seppur consta di quattro sedi, non può comunque assorbire tutta la domanda che c'è. E questo ha aperto, diciamo, la strada ad attività, talvolta anche meritevoli, da parte di privati, persone fisiche e giuridiche, che si sono occupate moltissimo dei temi. Breve inciso, non so se dopo riusciremo a vedere, avevo portato con me oggi una relazione di un responsabile di prevenzione della corruzione di una ASL romana, che giustamente diceva la SNA purtroppo non ha potuto soddisfare nemmeno a livello dirigenziale le nostre esigenze di formazione, e abbiamo proceduto con un docente esterno, professore universitario. Questo lo si evince chiaramente all'interno della relazione, di cui parleremo successivamente. Ad ogni modo, questa è la situazione, quindi i soggetti originari erano questi. Attualmente rimane l'ANAC e la SNA per quel che può fare. I prefetti sono un po' più sullo sfondo, ci si affida tanto, abbiamo più di 8.000 comuni, ai lavori fatti dai comuni, anche medio-piccoli, e dalle associazioni di comuni e dalle comunità montane per la buona riuscita di questo intendo dell'impianto della 190, dove appunto molte semplificazioni si necessitano, ma la stessa ANAC, anche per bocca più volte del suo presidente Raffaele Cantone, ha appunto diciamo, incoraggiato, seppur in un'ottica di semplificazione, i comuni a portare avanti la questione, perché poi la grande corruzione è quella che causa più danni, ma è anche quella più facile da scoprire. La microcorruzione a livello, diciamo, di singoli comuni crea dei danni erariali o di altro tipo molto piccoli, ma che in aggregato, diciamo, concorrono in maniera decisiva sia alla dimensione del fenomeno, sia al malfunzionamento degli enti locali, anche molto piccoli, e soprattutto all'insoddisfazione, che ormai è intolleranza, che cresce sempre di più tra l'opinione pubblica, tra le persone e tra i cittadini. Che cosa fa l'ANAC? Lo vedete qui, neanche sto, tra virgolette, a snocciolare la slide. Diciamo, deve fare tutte le cose di carattere generale, anche se per me i compiti più operativi erano deputati al Dipartimento della Funzione Pubblica, che vedete in questa seconda slide, che ora invece sono deputati all'ANAC. A proposito di novità, attendiamo l'intento, almeno c'era un comunicato di giugno, attendiamo una versione novellata, seppure in versione soft, del Piano Nazionale Anticorruzione, che dovremmo aspettarci. Inizialmente era stato diciamo, detto che il nuovo piano, seppur anche, dicevo, una novella abbastanza soft in tema soprattutto di semplificazione nella redazione del piano e degli adempimenti e nella stila delle misure, ce lo aspettavamo per fine ottobre, inizio novembre. Non è escluso che si possa invece pensare di fare
un intervento più incisivo sul piano nazionale anticorruzione e farlo uscire all'inizio dell'anno successivo. Per quale motivo? Breve digressione, questo è importante. Attenzione, non è escluso, non significa che non uscirà nulla adesso, quindi non vorrei che prendiate queste informazioni come ufficiali o altro. È una mia sensazione da studioso della normativa e da quello che sto osservando, quindi la responsabilità è tutta mia, seppur sul canale Formez. Il problema qual è stato? È che il Piano Nazionale Anticorruzione, che uscì nel settembre 2013, fu aspramente criticato per quale motivo? Perché poneva, diciamo, una serie di cose da fare per realizzare la prima edizione del piano, molto onerose a carico delle amministrazioni, da dover sbrigare in pochissimi mesi, perché voi sapete benissimo che il piano triennale di prevenzione della corruzione, deve uscire entro il 31 gennaio. Ora, qui si rischia di compiere il secondo errore: o si danno delle linee guida di semplificazione di ciò che deve fare l'amministrazione, molto semplici da recepire e che possono essere portate avanti per l'aggiornamento dei piani triennali, che va di concerto tra l'altro con la programmazione dell'anno successivo, ok? Altrimenti si rischia di fare lo stesso errore, cioè facciamo uscire un nuovo piano nazionale anticorruzione di nuovo a settembre, ottobre, in questo caso addirittura si rischia novembre, e qual è il tempo che le amministrazioni hanno per adeguarsi? Quindi penso non sia irragionevole pensare che il nuovo piano nazionale anticorruzione, che invece può essere emendato in maniera ben più decisiva, possa essere fatto uscire ad esempio verso la fine dell'inverno, inizio primavera, febbraio-marzo, dove a quel punto sì, le amministrazioni avrebbero un orizzonte temporale di 9-10 mesi per poter effettivamente introiettare all'interno delle stesse le nuove disposizioni, le nuove semplificazioni, essere più compliant con la norma e cercare di fare un aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione che non sia solamente in ottica adempimentale, ma di reale volontà di contrasto da parte di chi lavora e si dedica su queste cose all'interno dell'amministrazione. Questo appunto è il mio punto di vista. A riguardo, vedremo che cosa succederà. Quindi l'ANAC adesso che cosa farà? Oltre appunto alle attribuzioni iniziali che le dava la 190, si è preso anche tutte quelle della funzione pubblica, quindi appunto coordina la strategia, predispone il piano e definisce i criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti, anche se qui ci si mantiene molto laschi perché tra le misure sapete benissimo che questa della rotazione dei dirigenti è quella che ha creato le questioni più annose, a volte a ragione dell'amministrazione, altre volte a torto, come anche quella della formazione, che è una misura obbligatoria, e si vede la rincorsa, me ne vedo subissato anch'io di richieste, arrivano verso la fine dell'anno, novembre-dicembre, che non hanno ancora adempiuto agli obblighi di formazione, diciamo dobbiamo fare la formazione in tema di anticorruzione. Per carità, per noi questo può significare anche cash, parliamo di etica, di morale, per noi esperti può significare anche cash, ma per le amministrazioni non è il modo migliore, tra virgolette, di agire, fermo restando che la formazione non necessariamente deve essere fatta a tappeto, lo vedremo tra poco, è il responsabile che decide a chi fare, a chi serve la formazione, anche se in realtà poi gli attuatori della strategia nazionale anticorruzione all'interno delle amministrazioni sono tutti dipendenti. Questo perché? Perché servirebbe un processo di formazione itinerante dove chi riceve formazione la fa a sua volta. E voi direte, il tempo per fare la formazione dove ce l'abbiamo? Formazione significa rendere dotti. Formazione può significare per una persona come me che è qui a parlarvi e vi fa anche da professore, tra virgolette, il sermone su quella che è la norma e quello che si dovrebbe fare. Ma poi sapete benissimo perché ci lavorate dentro le amministrazioni che al di là appunto delle logiche adempimentali, fare formazione significa invitare, coinvolgere i propri sottoposti o anche gli stessi livello gerarchico a comportarsi in modo tale da seguire le procedure e di norma gli atti organizzativi interni con etica, tramite la morale, affinché effettivamente non si verifichino casi di corruzione. Chiedo solamente, perdono, scuso, venia, se vado eccessivamente veloce e parlo molto veloce, chiedetemi di ripetere le cose se non le capite bene. Lo faccio perché le cose da dire effettivamente sono tante, cioè abbiamo una roba come 80 slide, non è necessario finirle tutte, ma vorrei parlarvi di parecchie cose. Quindi chiedo appunto scusa se dovessi risultare troppo, per essere percepito come un qualcosa che genera ansia mentre vi racconto di queste cose. I prefetti, diciamo, commi 6, 52 e 55, vedete, dovrebbero fornire il necessario supporto tecnico agli enti locali. Sta roba, signori miei, io l'ho vista abbastanza poco. E
questo, diciamo, può risultare un problema, perché i prefetti, tra l'altro, sono anche il primo incipit che hanno le amministrazioni ed enti locali con le forze dell'ordine. Forze dell'ordine intese come polizia, carabinieri, segnalamenti sul territorio, guardia di finanza. E il fatto che non ci sia, che si vada su binari paralleli, avete visto ad esempio quello che è successo l'anno scorso a Milano, no? Dopo i problemi che ci furono con Expo, addirittura ci furono degli scontri tra gli stessi PM sulle attribuzioni. Molto spesso i prefetti vanno da una parte, le amministrazioni pubbliche, l'ente locale va da un'altra. Questo non va bene, perché paradossalmente un'infiltrazione di tipo mafioso o paramafioso si può annidare proprio grazie proprio grazie, anche se qui il grazie è abbastanza improprio, al viaggiare su binari paralleli da parte dell'ente locale, quindi dall'organo di indirizzo politico a partire dal sindaco e il prefetto dall'altra parte, che magari vogliono entrambi fare lotta alla corruzione, hanno approcci e punti di vista diversi su come fare lotta alla corruzione, e poi di fatto uno va da una parte, l'altro va dall'altra, le asimmetrie informative e le azioni che vengono fatte non sono opportunamente combinate, ed alla fine ci possono essere delle infiltrazioni. Scusate, ma questo è un tema particolarmente dolente, secondo me, sul quale bisognerebbe intervenire, ma sul quale, diciamo, un po' tutti tacciono. Appunto, in tema di antimafia presso le prefetture sono istituiti i registri di fornitori, prestatori di servizi e esecutori di lavoro non soggetti ad infiltrazioni, e appunto questa iscrizione soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per poter appunto partecipare alle gare eventualmente indotte dal comune oppure alle cosiddette, ai cosiddetti affidamenti in house, su cui forse dopo torneremo. La SNA lo sappiamo, dovrebbe predisporre percorsi formativi per tutti i dipendenti e formare dipendenti che operano nei settori che dai contenuti dei piani triennali risultano a maggior rischio. Abbiamo parlato dei soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche. Quelli interni chi sono? Quelli interni sono tutti, signori miei, sono tutti. Una cosa che probabilmente già vanno detto, ma è importante puntualizzare. Vedete, abbiamo l'RPC. I referenti, che di solito sono dirigenti di primo livello, funzionari con responsabilità dirigenziali o qualcosa di simile, ovviamente attutite nella dimensione della questione con riferimento agli enti locali piccoli. Dirigenti dipendenti, gli organi di indirizzo politico, gli incarichi amministrativi di vertice. Che cosa deve fare l'organo di indirizzo politico? Lo sapete bene, deve attuare, perché è l'organo di indirizzo politico che attua su proposta dell'RPC il piano triennale prevenzione della corruzione, che deve trasmettere, vedete, questa era la disposizione generale al Dipartimento della Funzione Pubblica, il piano, adesso no, deve essere trasmesso tramite il sistema per la PA direttamente all'ANAC, e appunto deve individuare, questo ancora a monte, il responsabile della prevenzione della corruzione. Responsabile della prevenzione della corruzione che deve fare tantissime cose. Propone il piano, ma prima di arrivare a proporre il piano ce n'è di roba da fare precedentemente. Deve definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti, chiamate ad operare appunto nei settori particolarmente esposti al rischio di corruzione, questo ve lo dicevo già prima. Questo significa che all'interno del piano, giacché la formazione è una delle misure obbligatorie, sarà l'RPC, dopo aver opportunamente consultato tutti quanti i referenti delle aree di rischio, suggerire, proporre le procedure più appropriate per selezionare e formare i dipendenti, verificare l'efficace attuazione del piano ed eventualmente proporre modifiche. Perché? Perché ha responsabilità molto forti. Diciamo, le responsabilità appunto ce le hanno tutti quanti, quindi anche i singoli dipendenti. Torniamo un attimo indietro e poi torniamo di nuovo al responsabile di prevenzione della corruzione. Che deve fare l'organo di vertice? Adotta il piano. Diciamo, su proposta del responsabile lo trasmette all'ANAC, c'è appunto l'asterisco rosso lì. E poi che cosa succede? Bisogna parlare un attimino di che cosa accade, c'è cioè un apposito regolamento sanzionatorio dell'ANAC, in caso di inadempimenti, inadempimenti che possono andare dalla mancata attuazione del piano, ma capite che questo è banale, nel senso che il piano poi viene adottato, scusate, non attuazione, il piano viene adottato ovviamente dalle amministrazioni. E che cosa accade? Ci possono essere delle appunto, diciamo, irregolarità formali e sostanziali di altro tipo. Questa cosa è stata introdotta appunto dal decreto della scorsa estate, Renzi, comporta una sanzione amministrativa ogni singola violazione, attenzione, comporta una sanzione amministrativa che non è inferiore nel minimo a euro 1000 e non superiore a 10.000 euro. Se fosse solamente per la mancata adozione, quello che sia che è previsto dall'articolo 19,5 del decreto,
Alla mancata adozione del piano di prevenzione della corruzione, del programma della trasparenza e dei codici di comportamento, io credo che tutte quante le amministrazioni potrebbero dormire sonni tranquilli. In realtà poi dopo appunto è arrivato il, vediamo un po', magari vado un attimo avanti nelle slide, poi torno indietro, eccola qui infatti, è arrivato questo regolamento dello scorso ottobre, proprio inizio ottobre dell'anno scorso, quindi appena compiuto un anno da parte dell'ANAC, non so se ne siete a conoscenza, spero di sì, che diciamo stringe molto la cinghia attorno a comportamenti o inappropriati o inadempimenti da parte delle amministrazioni, perché la sanzione del minimo, di minimo 1.000 e massimo di 10.000 euro non parte solamente a seguito della mancata adozione, ma guardate un po', ovviamente sì, la mancata adozione della deliberazione del piano da parte dell'organo competente. Poi guardate, l'approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure in materia di anticorruzione, in materia degli obblighi di pubblicità e trasparenza, ovvero in materia di codice di comportamento delle amministrazioni. Questo che cosa significa? Che se io prendo, ad esempio, il codice di comportamento 62-2013, del DPR 62-2013, emanato 2 anni fa, lo prendo, lo appiccico letteralmente nella mia sezione amministrazione trasparente, dico che quello è il codice di comportamento della mia amministrazione, questo è un inadempimento ed è passibile di sanzione perché le amministrazioni devono declinare il codice sulla propria realtà. Che cosa significa? Che quello è come se fosse il minimo sindacale. Cioè, da oggi il codice di comportamento dice a te amministrazione come ti devi comportare, nel senso più ampio del termine e poi scendendo nello specifico, ma poi sarà l'amministrazione che dovrà emendarlo andando ad inserire degli articoli aggiuntivi o delle modifiche e spiegandone il perché, che appunto permettano di passare da un modello di codice di comportamento generale per tutte le amministrazioni al modello appunto cucito sopra l'amministrazione che lo va ad adottare. Ancora un'altra cosa che è passibile di sanzione, l'approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell'amministrazione interessata. Questa cosa è importante, per quale motivo è importante? Perché ci sono molti casi in cui molti comuni, diciamo, consorziano alcune funzioni, hanno delle funzioni condivise o addirittura delle associazioni di comuni dove effettivamente che cosa accade? Che si vanno a realizzare i piani triennali di prevenzione della corruzione in simbiosi per alcune parti. Su questo non c'è nulla di male, perché ci sono dei comuni che, giacché la distinzione formale comune A e comune B, hanno diciamo, un'omogeneità territoriale, sociale, culturale talmente forte dove non c'è nulla di male se io assisto alla proliferazione di un piano addirittura in un certo qual modo unico tra le due amministrazioni. Il problema però è se il comune di Sezze prende, ed è accaduto, prende il piano del comune di Calarzere, che sta in Veneto, e diciamo lo copia e fa una cosa che è praticamente uguale. Ecco, lì sì che possono esserci dei problemi e possono appunto intervenire sanzioni. Scusate, c'è qualche domandina. Perché non aggiungere un articolo per quanto riguarda la corruzione del politico? In caso di corruzione, oltre alla sanzione della restituzione delle somme, decretare il GDPR per almeno 10 anni. Cecilia Vitrano, evidentemente, ha il dente avvelenato al riguardo. Come non condividere il suo spirito di fondo? Ma lo dicevo all'inizio, la corruzione in ambito politico non è ancora realmente disciplinata nel nostro paese in maniera organica a livello normativo e non si deve intervenire qui. Andando allargare a dismisura 190, ma si deve intervenire, speriamo il prima possibile, ma i dubbi sono tanti, direttamente con una nuova norma. E in ambito universitario, lo dite a me che ci insegno all'università e la questione è particolarmente sentita, quindi qui potremmo aprire una discussione, ma lo dovremmo fare in vivo che non finisce più, chissà, magari in futuro con qualcuno di voi. Aspettate un secondo. Ok, allora, ancora, quando è che si è passibili di denuncia, scusate, di denuncia, di sanzione? L'approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti. Questo è più difficile da osservarsi perché vuol dire
direttamente che non si è fatta bene tutta quanta l'analisi di rischio che tra poco vedremo, quindi è un po' più difficile questo. Torniamo un attimo indietro, sulla responsabilità degli organi, no, di vertice ce l'abbiamo, sulla responsabilità del responsabile. Sapete bene che l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata ad esterni. Questo, diciamo, è da un lato giusto e condivisibile perché è l'amministrazione che deve conoscere i rischi che corre, dall'altro lato è stata molte volte elusa perché ci sono state attività a pioggia di consulenza, non fosse altro che l'amministrazione con le proprie forze non ce la faceva, forze e competenze, attività esterne di consulenza che hanno aiutato, ancorché poi la firma e le mani formalmente ce le hanno messe altri, alla redazione appunto dei piani. Appunto, il responsabile deve definire appunto le procedure per formare i dipendenti e attenzione che la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione è un qualcosa che costituisce elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale e come vedremo si rischia di rientrare nei dettami dell'articolo 21, se non erro del 165-2001, in tema di responsabilità dirigenziale, a cui in questo caso è, diciamo, soggiace il responsabile di prevenzione della corruzione. Che cosa accade ancora? Vi ricordo l'articolo 1,12 della 190. In caso di commissione di un reato corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, roba molto difficile, sarebbe carino snocciolare i numeri, la corruzione è un reato che se vado a vedere le sentenze passate in giudicato, che in Italia sembra quasi non esistere, è una roba che riguarda 0,1 cittadini ogni 100.000, statistica media, presa proprio da pubblicazioni ANAC recentemente sul quinquennio 2006-2011, ma ad ogni modo, in questo ca nel caso si verifichi questa cosa, il responsabile appunto risponde ai sensi ecco, dell'articolo 21, quindi successive modificazioni nonché sul piano disciplinare, oltre che guardate per danno erariale e all'immagine della PA, salvo che provi tutte le seguenti circostanze. Di avere predisposto prima della commissione del fatto il piano, e su questo non ci sono grandi problemi, di quel comma 5, di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, a cui vi rinvio, cioè vi rinvio all'articolo 1, comma 9 e 10 della 190, soprattutto per coloro di voi, non so quanti ce ne sono, che sono responsabili per la corruzione. Probabilmente ve lo siete letto, rileggetevelo attentamente, molto attentamente, perché ci sono diverse cose. Oltre appunto la proposta del piano, la vigilanza di carattere generale, la formazione, che il responsabile deve garantire di aver fatto, altrimenti rischia responsabilità e rischia appunto sia sul piano puramente disciplinare che su altri piani, fino anche ad arrivare sul penale. Però vabbè, seconda disposizione generale, deve dimostrare di aver vigilato sull'osservanza del piano, sul funzionamento dell'osservanza del piano. Domanda, quali strumenti ha il responsabile per verificare la veridicità delle dichiarazioni ex decreto legislativo 39? Ringrazio Stefano Bellotta della domanda. Allora, qui si può rispondere in maniera poliziesca o in maniera adempimentale. In maniera adempimentale, Stefano Bellotta, non so se lei è un responsabile per la corruzione e per quanto riguarda anche la trasparenza, lei deve verificare che alla sua richiesta di avere informazioni i destinatari, ok, segnatamente questo riguarda molto spesso i dirigenti, adempiano. Quindi che effettivamente comunichino tutte quante le informazioni necessarie ai sensi dei decreti 33 e 39 del 2013. La veridicità sulle informazioni, a meno che non si evinca chiaramente che con un grado di diligenza, nemmeno medio, ma ancor meno che medio, lei poteva capire che stesse mentendo il dirigente, non spetta a lei. La verifica della veridicità delle informazioni spetta a chi eventualmente indaga sulla questione, che può essere l'ANAC, che può essere la Guardia di Finanza, che può essere la Corte dei Conti, che possono essere ancora i carabinieri per quello che gli spetta in alcuni casi. Insomma, che è qualcuno che ha la forza per poter, la forza direi, conferitagli dalla legge, di poter verificare la veridicità ed eventualmente combinare appunto una sanzione. Lì a quel punto, sanzione poi dipende ovviamente, non sono un avvocato, non sono un giurista, sono un economista e quindi in questo caso perdonatemi se a volte uso vocaboli in maniera impropria. Però comunque non è lei che deve verificare questo, lei deve sincerarsi che le informazioni le vengano trasmesse e tutte, che venga fatto in modo corretto e che chi le trasmetta faccia esso dichiarazione di non fare appunto, di non recare dichiarazioni false o mendaci. Dopodiché,
Siamo a posto. Giovanni Scalera scrive: sì, ma l'incarico lo affida l'amministrazione. Assolutamente sì, qui parliamo allora del caso in cui, cioè, arriva un altro incarico. È vero, Giovanni Scalera, che l'incarico lo affida l'amministrazione, ma l'amministrazione può a quel punto che cosa fare? Invocare dei controlli da parte di chi ne è l'autorità. E torniamo di nuovo a quello che vi dicevo poc'anzi. Quindi bisogna esigere le informazioni e tutto quanto vi legge, dopodiché se si hanno dei dubbi si fa una segnalazione all'ANAC, ad esempio. Ancora sono contento perché comunque stiamo avendo anche un po' di dibattito, proprio perché non stiamo parlando del punto iniziale della norma. Ora tutti quanti bene o male ci siamo dentro nel fronteggiamento del fenomeno grazie alla 190, quindi che vengano fuori problematiche operative è una cosa che mi fa ben piacere, perché cambia completamente sia il mio stile di intervento sia come conduco l'aula. Andiamo avanti. Ho messo adozione, questo l'abbiamo visto poc'anzi. Scusate, sono andato troppo avanti. Una cosa importante, guardate il secondo punto, quello sopra ormai già lo conoscete. La violazione da parte dei dipendenti di amministrazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare. Violazione significa anche la non messa in atto, eh? Attenzione, io non devo avere un comportamento attivo contro le misure che sono previste dal piano, ma il semplice fatto che un comportamento omissivo è illecito disciplinare comunque. E questo dovrebbe essere segnalato da parte del responsabile. Scusate, qui c'era una duplicazione. Arriviamo un attimino. Sì, arriviamo un attimino al piano. Cioè andiamo a ripassare un pochino in rassegna quelli che devono essere i passaggi che l'amministrazione deve fare per redigere il piano. Il piano è un documento di natura programmatica, che vedete ingloba tutte le misure, ce ne sono ben 13 obbligatorie più quelle ulteriori, e cerca di coordinarne gli interventi. Questa invece è una cosa maggiormente difficile. Scusate, faccio domanda a voce alta agli organizzatori. Siamo riusciti a recuperare l'altro file per caso in qualche modo? Ah, ci stiamo provando. Ok, scusate, è che qui siamo. Questo è il bello della diretta, insomma, quindi nel frattempo chiedo lumi. Allora, il problema qual è qua? Più che mai vero, questo libro ormai è di 20 anni fa, l'anno prossimo fa 20 anni, di Anne Chiarico e Jacobs, Anne Chiarico, chiara origine italiana. Due economisti, The Pursuit of Absolute Integrity, cioè il perseguimento dell'integrità assoluta. Bisogna evitare il paradosso, e il paradosso lo si può avere quando ci sono talmente tante norme e talmente tanti disposti normativi ed adempimentali per le amministrazioni, che si rischia veramente di bloccarsi completamente, cioè che l'amministrazione si blocchi o che il lavoro diventi qualcosa, una corsa ad avere tutti quanti gli adempimenti. Una corsa a stare in regola senza che questo produca, diciamo, dei vantaggi reali in termini di fronteggiamento del fenomeno all'interno dell'amministrazione. Ed è quello che la maggior parte di voi avrà sperimentato. Perché se adesso si parla altre traiettorie future, con l'ultima riforma della PA dello scorso giugno, tutti quanti siamo stati concordi, e finalmente è stato messo nero su bianco, che gli adempimenti in tema, quantomeno di trasparenza, devono essere semplificati. Devono essere semplificati perché c'è una mole di lavoro e di informazioni da produrre e da acquisire, creando non pochi conflitti all'interno delle amministrazioni, che fa totalmente paura. Ed è un qualcosa che molte volte sfugge al controllo. Tra l'altro, spero di non urtare sensibilità alcuna, capite bene che il fatto di dover predisporre misure rese obbligatorie dal decreto 190 piuttosto che dal decreto 33 o ancora dal decreto 39 all'interno delle amministrazioni è stato in molti casi, almeno sulla base della mia esperienza, di quello che ho osservato, il pretesto per far venire fuori mal di pancia di altri tipi.
Cioè, ci sono persone che si sono scagliati contro altre all'interno dell'amministrazione, a torto ragione, attenzione, questo non importa adesso, che si sono scagliati, quindi sono emersi dei conflitti, perché quelle persone magari non comunicavano, di nuovo, a torto ragione, determinate informazioni, o perché erano in ritardo, o perché mancava qualcosa, ma molto spesso ci si è basati più sulla forma che sulla sostanza. Questo ha creato grossi problemi all'interno delle amministrazioni. Cioè, i problemi di natura conflittuale, il conflitto umano che già è connaturato nelle organizzazioni produttive di qualunque tipo, pubblico o privato che siano, ha assunto delle dimensioni a dir poco acute in alcune amministrazioni. E segnatamente, non so se ci sono persone che vengono da queste amministrazioni qui collegate, questo è stato particolarmente vero per quelle amministrazioni che erano, diciamo, borderline rispetto alla 190, ossia che non, magari non ne dovevano applicare totalmente i contenuti o che potevano applicarli in via facoltativa o dove alcune cose non era chiaro, in alcuni casi ancora non è tuttora chiaro se le debbano applicare o no. È stato quindi il caso, appunto, di tutte quante le tutte quante organizzazioni che adesso sono invece in parte normate e regolate dalla determinazione 8 del 2015 ANAC, quindi le partecipate a controllo totale, a controllo parziale, le associazioni non riconosciute, Formez stessa, un'associazione di diritto privato con personalità giuridica. Formez stessa, no? Facciamo un esempio, so se c'è qualcuno di Formez addirittura collegato. E quindi in questo caso si passa dalla 231 del 2001, che invece regola la responsabilità amministrativa degli enti, alla 190, rischiando di avere dei buchi che sono particolarmente forti, che sono particolarmente forti e possono produrre grandi danni. Ed è anche il caso, qui tocchiamo invece l'apice della pubblica amministrazione italiana, dove ci sono anche grosse eccellenze, anche delle autorità indipendenti. Perché le autorità indipendenti, sapete che c'è sempre stata la buona regola, fino appunto all'estensione del decreto 33, di esclusione delle stesse dal nome delle amministrazioni pubbliche del perimetro del 165 del 2001. E quindi già a partire dall'applicazione della 150 2009 in tema di performance, poi la 190. Qual è lo stato dell'arte adesso? Lascio qui con un punto interrogativo. Quindi, evitare il paradosso. La soluzione qual è? Le soluzioni intanto non ci vengono, ci vengono proposte all'interno della 190 e successivamente dal PNA, ma ancora di più, a monte, ci sono già suggerite da organizzazioni sovranazionali, come l'OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ECD, che ci diceva in tempi non sospetti, già nel 2009, che l'analisi del rischio costituisce il fondamento per individuare all'interno di un'organizzazione le misure per aumentare la resistenza rispetto alle vulnerabilità. Attenzione che l'OCSE, scusate, apro e chiudo parentesi, quando parla di analisi del rischio per individuare misure che aumentano la resistenza dell'organizzazione a delle vulnerabilità, si riferisce a qualunque tipologia di rischio, non solo al rischio di corruzione. Questo che cosa significa? Che siccome il rischio di corruzione, seppur macro, è un rischio come tanti altri che possono colpire un'organizzazione pubblica o privata che sia, serve un framework per fronteggiarlo correttamente. E allora il GRECO, il gruppo di stati contro la corruzione di cui l'Italia fa parte, dice appunto che il primo requisito per un'adeguata azione di prevenzione della corruzione è la realizzazione di una oggettiva analisi e valutazione di rischi. Un po' infelice il termine oggettivo, perché quando si fa un'analisi vengono fuori delle misure che poi sono sottoposte a valutazione. Quando si valuta la misurazione può essere oggettiva, quando si valuta un rischio, appunto, la valutazione è qualcosa che è per forza soggettivo. Ci si può curare che all'interno del campo della soggettività il modo con cui si arriva appunto a dare una dimensione, una magnitudo al rischio sia il più rigoroso possibile, che non significa oggettivo. Leggo nel frattempo qualche cosa, no, commenti. Ok. Sono d'accordo comunque con Stefano Morzilli, che in sintesi del suo intervento dice che la corruzione eclatante rappresenta solo la punta dell'iceberg, e infatti è sulla micro che bisogna agire. E allora, che cosa bisogna fare? Il piano, appunto, ce lo dice l'articolo 1,5 della legge originaria, fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione. Ed indica quali sono gli interventi organizzativi, leggi anche misure, volti a prevenire il rischio. Quindi, l'allegato 1 del PNA ci dice meglio che cos'è il piano. Guardate un po', è un programma dove sono individuate aree di rischio, rischi specifici, misure,
i responsabili per l'applicazione di misure e i tempi entro quando si vogliono mettere in campo le misure. Quindi sono diverse e parecchie, direi, le cose, gli oneri in capo alle amministrazioni. Ma lo stesso Piano Nazionale Anticorruzione a un certo punto dice che, seppur in maniera non obbligatoria, un buon modo di procedere potrebbe essere quello di seguire un metodo condiviso a livello internazionale. Tutti quanti conoscete, ormai ne avete sentito parlare, dei modelli UNISO, ok, soprattutto perché se ne è parlato tanto e da tanti anni in tema di qualità. Esiste uno anche per la prevenzione del rischio, è appunto la norma UNISO 31000, che sostanzialmente per l'identificazione e il trattamento dei rischi, okay, all'interno delle organizzazioni, prevede 5-7 fasi, di cui due trasversali. Ce n'è una prima di definizione del contesto, poi vengono identificati i rischi, poi c'è l'analisi, la valutazione e il trattamento. Ovviamente le fasi trasversali sono quelle della comunicazione top-down e bottom-up all'interno delle amministrazioni pubbliche e con un continuo monitoraggio. C'è qualcuno che dice che l'audio è criptato a volte. Si sente male. Allora, aspettate un attimo, forse mi fermo un secondo per cercare di recuperare. Allora, vediamo un po', soprattutto chi ha scritto, va meglio? Vediamo un po'. Però senta, hanno scritto praticamente tutti quanti insieme che non andasse. Va meglio, ok, sì. Microfono a posto? No. Allora. Silvia Borri suggerisce che forse il relatore ha spostato il microfono. Potrebbe avere ragione, non lo so, mi dispiace in tal caso. Meglio di così non posso tenerlo, guardi, quindi meglio, grazie. Allora, ci siamo? Oh, ok, andiamo avanti. Allora, dicevamo, queste sono le fasi per la valutazione. Scusate, per l'identificazione, la valutazione e la predisposizione delle misure per la mitigazione dei rischi. Questo si può fare anche a livello di corruzione. Leggo commenti poco consoni. Ok, andiamo avanti. Non per me, parlo in generale. Allora, la gestione del rischio, quindi, per gestione del rischio si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio. Che cosa significa allora effettivamente fare mappatura e gestione e analisi del rischio? Vedete, ci sono tre macrofasi. La prima macrofase è quella di definizione del contesto. Devono essere mappati i processi. Ma mappare i processi è una cosa che ha creato parecchi problemi all'interno delle amministrazioni pubbliche e li continua a creare. Non fosse altro per un semplice fatto, e attenzione, non è né un punto di debolezza né una cosa di cui uno non deve andare fiero, ma è la realtà, che la maggior parte delle persone che operano all'interno delle amministrazioni, anche con responsabilità dirigenziale, ha un'estrazione giuridica. Ma questo non è un male, solamente che processo è un qualcosa di diverso da procedimento amministrativo. La mappatura dei processi può essere fatta da qualcuno che ha capito, ha studiato o si mette a studiare di scienze organizzative, perché il processo è un qualcosa che può essere, dicevo, un qualcosa che può solamente coincidere con un procedimento amministrativo, che invece è orientato appunto alla produzione di un output con ripercussioni esterne per l'amministrazione. Ok? Invece un processo è un qualcosa di diverso. La seconda fase invece è quella di valutazione del rischio. Oh, attenzione, rimarco ancora, prima che qualcuno lo dica, non è un difetto o non è un problema esistenziale se io sono giurista e lavoro all'interno di un'organizzazione. Nel momento in cui però mi viene detto che devo fare la valutazione del rischio e che c'è una prima fase di definizione del contesto che prevede la mappatura dei processi, significa che quelle competenze devono essere portate dentro l'amministrazione o tramite formazione al giurista o altrimenti attraverso il reclutamento di altre persone, forse anche solo a tempo, che possano coadiuvare i giuristi per passare dal concetto di procedimento amministrativo a quello di processo, oppure appunto con la buona volontà. Però rimettersi puntualmente alla buona volontà non è una cosa che poi, secondo me, sia foriera di successo nel medio-lungo termine. Ma di nuovo, questa è un'opinione personale. Diciamo, la seconda fase è quella di valutazione del rischio. In questa fase che cosa si fa? Dopo aver chiari tutti quanti i processi principali, Giulia De Santis abbiamo davanti ancora circa 25-30 minuti. Dopo aver appunto definito i processi più importanti, perché poi mappato i processi più importanti, perché che cosa accade? Che
non si deve cadere appunto nel paradosso di riuscire a mappare qualunque cosa possibile, immaginabile all'interno dell'amministrazione, ma i processi più importanti. Si deve fare appunto una valutazione del rischio degli stessi. Quindi, che cosa si fa? Si identifica la tipologia di rischio. Domanda, ma il rischio non è quello di corruzione? Sì, ma corruzione reale o potenziale ci si arriva quando si manifesta un rischio. Ok? E i rischi possono essere di diverso tipo. Attenzione perché gli allegati al PNA, che probabilmente già conoscete, danno degli esempi, nel senso che sia individuano le aree di rischio, quelle considerate di default in qualunque amministrazione, sia individuano una serie di possibili rischi che possono gravare sull'amministrazione, ok? E dice esplicitamente di integrarli. Allora, facciamo silenzio e concentratevi sulla lezione. Faccio un attimino il professore nella situazione perché vedo che qui ci sono gli animi che si scaldano. Quindi, identificazione. La seconda fase è quella di analisi del rischio. Analizzare il rischio, che cosa significa? Significa capire, tra poco ci arriviamo, quali sono i fattori che abilitano un rischio, cioè quali sono quelle cose che o al verificarsi o che nel loro perdurare possono abilitare il rischio, cioè gli permettono di verificarsi. Dopo aver fatto questo, c'è una terza sottofase della seconda macrofase di ponderazione del rischio. In altri termini, qual è la magnitudo, la dimensione del rischio? Perché io posso avere anche un rischio, ok? Quindi, ad esempio, quello che ci sia un'infiltrazione mafiosa nelle procedure di appalto e concessione di lavori pubblici, il rischio per antonomasia. Ma se poi esistono tutta una serie di procedure, di atti organizzativi interni e di provvedimenti legislativi all'esterno che riescono nella mia organizzazione già a mitigare quel rischio e quindi a renderlo bassissimo, allora le misure, potrei non intraprendere misure, arrivo alla terza parte, oppure intraprenderle in maniera più blanda, oppure intraprendere solo quelle obbligatorie in maniera light. Se invece viceversa mi rendo conto che ci sono delle falle o dentro l'organizzazione o a livello normativo, allora sì che la terza fase di trattamento del rischio diventa ovviamente la più importante. Devo individuare quali possono essere le misure di contrasto, okay. Le devo progettare, devo appunto individuare i responsabili, fasi e tempi di attuazione. Okay. Quindi, con questa slide vi ho fatto l'overview. Adesso andiamo velocemente a vedere che cosa si deve fare dal punto di vista operativo. Ripeterò alcune cose che già chi mi ha ascoltato ha visto in altri webinar, ma le arricchirò. Cerco di non avere mai interventi uguali di altre informazioni. E poi andremo a vedere quali sono le traiettorie future, di cui in parte abbiamo già parlato. Prima del mappatura del processo c'è una fase di definizione del contesto esterno e interno. Questa è tutta quanta del contesto esterno. Questa è tutta quanta roba che la maggior parte delle amministrazioni si trovano fatta, ma che devono aggiornare ovviamente, già sulla base di quello che facevano per la predisposizione del cosiddetto piano della performance, ai sensi del decreto legislativo 150 del 2009. Quello che si può fare è adattare un po' più il contesto esterno relativamente appunto al fenomeno della corruzione. Contesto interno invece, bisogna mappare i processi. Allora, questa mappatura dei processi quindi. Che cos'è un processo anzitutto? Il processo è un insieme di attività interrelate che creano valore, sto leggendo la slide, trasformando delle risorse input del processo in un prodotto output del processo, attenzione, destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione. E questa è la prima forte differenza col concetto di procedimento amministrativo, perché l'esito di un procedimento amministrativo è sempre un qualcosa che ha valenza esterna all'amministrazione. Sempre. Ok? Mappare un processo quindi che cosa significa? Significa individuare all'interno dell'amministrazione i processi che vengono messi in atto, individuare le fasi, se del caso, della sua attuazione, ed identificare la cosa più importante, gli uffici e i soggetti responsabili della sua implementazione, sia quelli principali sia quelli a latere. Pertanto si tratta di un'attività complessa che richiede tempo e risorse. Come si può fare, ad esempio, a mappare un processo? Allora, certo si deve fare un'analisi documentale, cioè che cosa fa la mia amministrazione? Okay? Poi possono essere utili interviste alla struttura e, in ultima analisi, non in prima, fare benchmarking, cioè vedere amministrazioni simili alla nostra, okay? Come
come identificano i loro processi. La descrizione appunto può rinvenire appunto all'intervista alla struttura a brevi brainstorming e si devono compilare delle schede processo di cui si trovano degli esempi nelle delibere ANAC, okay? E infine, come si può rappresentare un processo? Tramite la predisposizione, scusate, la voce sta andando via, tramite la predisposizione di un diagramma di flusso. Esistono molte tecniche per la formalizzazione della mappatura dei processi. Quella dei flowchart, diagramma di flusso, è una delle più semplici, che si può imparare in maniera abbastanza veloce. Tra l'altro, indicazione piratesca, in realtà è gratis il programma, potete scaricarvi un programma che gira benissimo su Windows, ma penso anche su altri sistemi operativi, che si chiama Visio, che è un programma appunto fatto apposta per realizzare i flowchart e vi permette di andare molto più veloci piuttosto che fare la cosa sui vari Word, Excel o PowerPoint. Quindi basta andare sul vostro browser di qualunque tipo, digitare, scrivere Visio Download e vedrete che cosa vi esce. Mi pare che sia anche gratuito nella sua versione base, ma vi basta assolutamente ed è molto comodo per rappresentare i processi. Attenzione, di nuovo, evitare il paradosso. Non è che da domani diventate delle fabbriche di diagrammi di flusso. I flowchart dei processi devono essere fatti per i processi più importanti, quelli core o quelli per i quali si annusa ex ante, annusa non significa sapere, attenzione, che sono quelli che potrebbero essere esposti a maggior rischio. Quindi, il punto di partenza qual è? Il punto di partenza è quindi fare la ricognizione delle aree già considerate di default a rischio da parte del Piano Nazionale Anticorruzione, che conoscete benissimo, essere appunto le quattro linee slide, quindi acquisizione e progressione del personale, affidamento di lavori, servizi e forniture, e ci mancherebbe altro. Poi guardate un po' che bei nomi giuridichesi che gli hanno dato. La cosiddetta area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato e quelli invece che non hanno, scusate, quelli invece che hanno effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Dovrebbe essere pacifica la differenza. Il primo caso è quello, ad esempio, in cui do un permesso di costruire e quindi non c'è un effetto economico diretto. Il secondo caso è quello, ad esempio, in cui invece do un bonus monetario, ad esempio, ad una famiglia per condizioni particolarmente disagiate a livello reddituale. E il fatto che nel primo caso i provvedimenti siano privi di effetto economico diretto non significa che l'effetto economico sia inferiore. Anzi, sono proprio i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto, che generano poi gli effetti economici maggiori di vantaggio a carica delle amministrazioni. Giovanni Scala dice a pagamento, è a pagamento la pratica per ottenere il permesso di costruire, okay? Però l'amministrazione non corrisponde direttamente dei danari o delle dazioni dirette a colui che ha intenzione di costruire un'unità abitativa, spero che ora sia chiaro, cioè si pagano le pratiche per arrivare appunto all'esito. E passatemi la vena polemica, secondo me sono anche particolarmente onerose per i cittadini, però questa di nuovo è un mio declinare che mai mi abbandona. Quindi il PNA quindi richiede che le amministrazioni individuino, se del caso, ulteriori aree di rischio, okay? E sarebbe opportuno individuarle. Quindi vediamo un po' che cosa bisogna fare operativamente. Immaginate un bel foglio, un bel file, un file Excel, ad esempio. L'output della mappatura quale deve essere? Devo fare un'elencazione dei processi, se possibile declinare le attività o fasi dei vari processi, ma cosa importante all'atere metterci tutte in unità organizzative che sono coinvolte, ok? A qualunque titolo, ma per quale motivo devo sapere questo? Perché se poi mi accorgo che in quel processo emergono dei rischi specifici e che quei rischi hanno anche una valutazione abbastanza elevata in termini di possibile verificazione, io devo riuscire a coprire tramite l'applicazione delle misure ogni unità organizzativa ed ogni persona che interviene in maniera incisiva o all'atere nell'erogazione di quel processo. Quindi, serie di processi, attività e unità organizzative. Ah, ma parlavate del programma, scusate, adesso ci sono, perché qualcuno dice, credo si riferisse al software. Ma guardate, che io sappia, credo che Visio possa essere, cioè, dovrebbe esserci una versione gratuita, se non c'è, pago venia, perché ho fatto evidentemente pubblicità a Microsoft, quindi credo sia una versione gratuita, se non c'è, ritiro ovviamente la questione. Questo ad esempio è il catalogo dei processi di una ASL, ok?
un esempio di catalogo di processi. All'interno dell'area di rischio, acquisizione e progressione del personale, ci sono una serie di processi, vedete? I processi, anche qui, la maggior parte dei processi vengono suggeriti da parte del PNA, che però invita caldamente ad integrarli. Quali sono le strutture e i soggetti coinvolti? Vedete che nell'acquisizione e progressione del personale, come ci si può ovviamente aspettare, nella maggior parte dei casi sono le risorse umane, i soggetti coinvolti. Ma guardate ad esempio, per quanto riguarda il processo conferimento di incarichi di collaborazione, prestazione d'opera, consulenza e convenzioni attive, c'è anche l'ALPI, ok? E il personale e convenzioni. Quindi vedete che bisogna fare attenzione perché in molti casi ci sono persone che intervengono all'atere e che potrebbero agire contro gli interessi dell'amministrazione. Vedete, questa ASL, ad esempio, ha individuato aree di rischio ulteriori a quelle obbligatorie. Perché che cosa ha individuato? Oltre appunto ai quattro, forse le ha individuate pure troppe nel caso di specie, questo è preso appunto da un'ASL romana. Adesso non mi ricordo, no, non è un ASL romano, è un ASL piemontese, ha individuato altre aree di rischio, vedete, gestione di risorse umane, gestione farmaci, che è molto importante, l'attività libero-professionale dei professionisti sanitari, visto che si parla sempre di intramenia e extramenia, l'ha messa a parte, e poi ne ha messe altre ancora. Notate come questione spinosa, soprattutto per quanto riguarda meno le ASL e più le aziende ospedaliere, le attività correlate con il decesso in ospedale, perché lì negli anni se ne sono viste veramente di cotte e di crude, vi rimando alla stampa per vedere di che cosa si tratta. Quindi, valutazione del rischio. Quindi bisogna identificare gli eventi rischiosi, anche qua. Interessante la domanda di Daniela Bentoglio, non so che cosa ha domandato. Nelle note me l'hanno messa. Lo stesso percorso, scusate, mi ero un attimo perso. Lo stesso processo può essere valutato in modo diverso a seconda dell'unità organizzativa. Provo a risponderle. Le chiedo di formulare un po' meglio la domanda. Provo a capire quello che chiedeva. Lei dice. Io ho un processo che vede coinvolte, provo, io ho un processo che vede coinvolte tre unità organizzative, ok? Poi però ci può essere un'unità organizzativa che, siccome interviene in maniera più incisiva sul processo, determina una valutazione del rischio diversa da quella dell'altra. No, vediamo, sta mettendo un esempio, che altrimenti non riusciamo a capirci. Che viene, acquisto di beni, perfetto, esempio, acquisto di beni e servizi che viene fatto da diverse unità organizzative. La valutazione è un qualcosa che è successivo alla declinazione e identificazione del processo, tant'è che in questa seconda fase che stiamo per vedere adesso, dobbiamo andare a vedere quelli che sono i fattori abilitanti, cioè quali sono le cause che abilitano il rischio. Ora può essere che una causa abilitante del rischio sia presente in un'unità organizzativa piuttosto che in un'altra. Okay? Questo che cosa significa quindi? Che quando andrò ad identificare le misure, posto che la misura la deve applicare tutta quanta l'organizzazione, io devo sapere che c'è il fattore abilitante, quello che può la causa, che può scatenare il rischio, diciamo, si annida principalmente in un'unità organizzativa piuttosto che in un'altra, e quindi è lì che dovrò andare a fare più attenzione. Però non è che la valutazione è diversa, la valutazione è globale del rischio. Poi la misura può essere appunto spinta maggiormente lì dove si ritiene che il fattore abilitante sia più forte. Spero di essere stato chiaro, purtroppo abbiamo poco tempo e vorrei farvi vedere questa fase qui perché è abbastanza importante. Quindi, andando avanti. Il catalogo degli eventi rischiosi per il processo reclutamento. Quindi vedete acquisizione e processo personale, reclutamento. Quali sono gli eventi rischiosi? Questi eventi rischiosi che vedete qui sono tutti, tranne uno, ma adesso non mi ricordo quale, perdonatemi, presi appunto dal catalogo di default che vi dà uno degli allegati, non mi ricordo se l'1, il 2, l'ABC, al Piano Nazionale Anticorruzione. Ok? Quindi c'ho l'area di rischio, c'ho il processo. Ricordatevi che di mezzo qui ci potrebbe essere una colonna, che è quella delle unità organizzative coinvolte, gli eventi rischiosi. Fatto questo, qui vabbè, abbiamo un po' di esempi di casi giudiziari, poi le slide rimangono. Ok? Io che cosa devo fare? Una volta che conosco gli eventi rischiosi, che cosa devo fare? Devo individuare il fattore abilitante. Non io, ma uno studioso olandese emigrato in California già nel 1988, quindi parliamo quasi di 30 anni fa, parlava
di quelli che sono i fattori abilitanti degli eventi rischiosi in tema di corruzione. Diceva, guardate che nella maggior parte dei casi, su qualunque processo, un qualcosa che abilita il rischio può essere derivante da A, monopolio del potere, quindi troppo potere in mano ad una sola persona nel decidere relativamente ad un processo, B, eccessiva discrezionalità quando né la norma né atti organizzativi o procedure interne disciplinano il processo, C, carenza di accountability intesa come controlli ex ante ex post e trasparenza dell'intero processo. Quindi, quando io vado a valutare il processo, quindi posso mettere a fianco ad ogni evento rischioso legato a quel processo, delle letterine. Qual è il fattore abilitante per eccellenza? M, monopolio, D, troppa discrezionalità, A, carenza di accountability, possono essercene anche altri, ok? Oppure può essere una sintesi di tutti e tre, che sono particolarmente forti. Questo sarà importante perché a seconda di quello che è il fattore abilitante, io posso identificare una misura piuttosto che un'altra. Di nuovo qualcuno dice che non si sente, però. Quindi, l'esito quale potrebbe essere? Quindi, ho il processo, quindi vedete è un processo iterativo, no? Ho le attività, ho le unità organizzative, ho l'evento rischio, gli eventi rischiosi da 1 a n. A un certo punto, ho fattori abilitanti. Ad esempio, l'evento 1, quale è il fattore abilitante? Troppo monopolio, uno solo che decide. L'evento 2, non è abbastanza disciplinato il modo secondo cui si deve procedere, c'è troppa discrezionalità. L'evento 3, mancano dei controlli, sicché si potrà adottare una misura piuttosto che un'altra. Qui vabbè, cioè avete sempre l'esempio. Oh, velocemente, alla fine di tutto bisogna fare, quindi, dopo aver identificato tutte queste robe qui, bisogna rispondere alle domande che mette l'allegato 5 del PNA, che mette una serie di domande per la valutazione della probabilità con cui si può verificare il rischio e una serie di domande che riguardano la valutazione dell'impatto. Ora, purtroppo non c'è abbastanza tempo per entrare nello specifico. Ogni domanda può avere uno score che va da 0 a 5. Ci sono diversi problemi, quindi io posso avere uno score che va da 0 a 5 per le domande riguardanti la probabilità e da 0 a 5 per le domande riguardanti l'impatto. Quindi significa che il rischio di corruzione, se valutato così, può andare da 0 a 25. Un primo problema è, guardate la parte destra di questa slide, il PNA non si preoccupa di identificare delle soglie. Guardate, quello può essere solo nel caso dell'amministrazione A sotto il caso dell'amministrazione B. Nel primo caso l'amministrazione A dice che il rischio diventa critico, guardate in rosso, quando il punteggio assegnato ai rischi è pari a 15. Nel secondo caso invece vedete che l'amministrazione B ha adottato un criterio più prudenziale e dice che il rischio diventa critico a 12. Questo è un primo problema. Quindi darsi delle soglie ed è un qualcosa su cui il PNA manca. A quel punto quindi io su ogni rischio. Ok, o su ogni processo, si può fare su ogni processo anziché su ogni rischio complessivo, qui lo vedete su ogni rischio, ma forse è troppo analitico, posso arrivare a dare un rating del rischio, ok? Rilevante, medio, critico. Dopo di questo, dopo di ciò, bisogna fare una valutazione. Ah, torno un attimo indietro, nel senso che un altro problema presente è che si chiede di fare come valutazione la media dei valori ricevuti in tema di probabilità e la media dei valori ricevuti in tema di impatto. Ora, questo può risultare profondamente sottostimativo, passatemi il neologismo, con riguardo alla magnitudo del rischio. Perché se io ho, vedete, ci sono una serie di domande, ad esempio, valutazione di impatto, ci può essere impatto organizzativo, economico, reputazionale, oppure sulla probabilità, poi ci può essere troppa discrezionalità, la complessità del processo, il valore economico, ma supponete un processo che mi dà valori molto bassi riguardo alla complessità o alla frazionabilità del controllo e mi dà valori molto alti, che sono 5 sulla discrezionalità. Se io faccio la media, mi verrà un valore, quindi la media è un operatore aritmetico di sintesi, che va a sottostimare il rischio, perché mi verrà un valore che sarà, che ne so, 2, 3. Questo mi farà venire fuori un rischio che potrà essere basso, quando invece nella realtà è alto. Immaginate, porto sempre l'esempio delle analisi del sangue di due persone che vanno a fare, non so quanti esperti ci sono in materia, di due persone che vanno a fare l'analisi, apparentemente tutte e due molto sane. La prima ha un VES, una eritrosedimetria, una velocità di eritrosedimentazione del sangue che è, non so, 100 perché aveva una banale herpes, ok? L'altra invece ha la glicemia come valore a 350, la prima sta rischiando il coma diabetico, la seconda dopo 2 giorni starà perfettamente bene. Però se vado a fare la media, viene fuori che in tutti e due i casi c'è solamente un valore fuori range, ok? E quindi due potrebbero rappresentare un rischio clinico generale se mi basassi solamente sui numeri, ok? Uguale, mentre invece la prima sta rischiando la vita, la seconda sta abbastanza bene. Quindi bisogna fare particolare attenzione.
Trattamento del rischio. Il PNA appunto scinde tra misure obbligatorie ed ulteriori. Le misure, eccole qui. Purtroppo non abbiamo tempo di entrare sulle singole misure. Richiamo la vostra attenzione su l'altra determinazione abbastanza recente in tema di whistleblowing, dove diciamo ci si sta finalmente avventurando in maniera un po' migliore rispetto a quelle che erano le previsioni legislative di default, ma appunto il prossimo incontro, se non erro, è dedicato proprio al whistleblowing con Massimo Di Rienzo, quindi ve ne parlerà lui. E appunto queste sono le misure ulteriori. Da che cosa sono date le misure ulteriori? Possono essere atti organizzativi interni, procedure di controllo interno o azioni di trasparenza. Attenzione che le azioni di trasparenza di cui a questa slide non sono quelle imposte dal decreto legislativo 33, ma sono azioni ulteriori che devono essere ritenute veramente utili per l'amministrazione. Anche qui il PNA fa un esempio di misure ulteriori, secondo me non abbastanza soddisfacente, quindi qua occorrerebbe veramente l'intervento attivo delle pubbliche amministrazioni. E quindi come si fanno a selezionare le misure? Ho il processo, l'evento rischioso, i fattori abilitanti, ho la valutazione fatta dal PNA, seppure appunto la scheda per la valutazione diciamo, presenta un po' di problematiche applicative, a quel punto decido la misura. E devo fare appunto un'analisi, una sorta di analisi costi-benefici dell'introduzione della misura. E mi devo porre una serie di domande. Tra le principali, è potenzialmente idoneo a ridurre l'impatto e/o la probabilità delle conseguenze? Quali sono i costi rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio? Oh, qui bisogna fare anche i conti veramente con la calcolatrice e col pallottoliere alla mano, perché se io incorro in dei costi che sono notevolmente superiori a quelli che mi produrrebbe il verificarsi del danno, io la misura non la devo implementare, lo devo spiegare ovviamente, ma non la devo implementare e devo curarmi il fatto di aver fatto bene le valutazioni, perché se dico che ho un costo di 100 a fronte di un potenziale danno di 50, se poi il danno si verifica per 200, allora ci sono problemi e rischio delle responsabilità a ritroso. Mi devo chiedere se è realizzabile con le competenze presenti acquisibili nel triennio, o se può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano. E quindi vedete, al nostro bel tabellone alla fine aggiungo la misura, ma dopo la misura la devo progettare. Quindi anzitutto mi devo fare un bello schema con attività, tempi, gli uffici responsabili della misura e gli indicatori relativi alla misura. Ok, questo è ad esempio sulla trasparenza, no, ce n'avevo pure un'altra, no, sui codici di comportamento. Vedete, ad esempio, banalmente, no, tutti l'hanno adottata, creazione della sezione amministrazione e trasparenza, entro quando la devo fare, questo me lo dice la norma, chi è responsabile, chi lo deve fare, responsabile della trasparenza e direzione dei sistemi informativi, e quali sono gli indicatori di monitoraggio per l'attuazione della misura. Quindi questo significa progettarla. Questo ad esempio è l'esempio di una ASL, una misura obbligatoria, sulla rotazione del personale, quindi quali sono le azioni, le tempistiche e i soggetti o le strutture competenti alla realizzazione. Vedete che in questo caso però manca che cosa? Manca degli indicatori che siano lì a verificare il grado di implementazione. Poi potete vedervele tranquillamente queste misure. Qui in via residuale il collegamento tra il piano di triennale prevenzione della corruzione e le performance, che questo potete vedere da soli. Alla fine c'è il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia del processo, che è la fase finale, che è finalizzata appunto a verificare l'efficacia dei sistemi di prevenzione adottata e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. Quindi serve in altri termini per novellare il piano, per aggiornare le misure e per vedere se sono cambiati i rischi assegnati, anche in funzione di quello che si è fatto, scusate. Si è cambiata l'intensità e la magnitudine dei rischi e vedere se ne sono emersi altri. Okay? E si potrebbe utilizzare una scheda di questo tipo per vedere lo stato del monitoraggio. Last but not least, i responsabili sono chiamati appunto, tra le varie cose, a compilare la relazione annuale. Okay? L'ANAC appunto ha messo a disposizione un format per la realizzazione della stessa in formato Excel che deve essere in formato open data, come sapete tutte quante le cose dopo il decreto trasparenza, che si compone di tre parti, un'anagrafica delle amministrazioni, considerazioni generali e una checklist. Peccato che non siamo riusciti a vederla, metterò a disposizione perché avevo portato la relazione sul piano niente, ho finito le energie. Vi ho portato la relazione in tema di corruzione da parte di una ASL e era particolarmente interessante vedere alcune voci per vedere lì dove ci sono delle carenze.
Ce l'abbiamo, è che ci abbiamo solamente 5 minuti, quindi. Allora, un secondo, arrivo all'ultima slide e poi torniamo indietro perché mi dicono che invece si può un attimo vedere. Attualità e prospettive, quali traiettorie? Ve ne ho parlato lungo tutta la presentazione. Vediamo quando arriva questo aggiornamento del PNA. Se arriverà adesso sarà soft, se arriverà dopo sarà più hard. Il sottoscritto propende per la seconda ipotesi, perché potrebbe essere veramente un salto davanti nella prospettiva di lotta alla corruzione in questo paese per le amministrazioni. Aspettiamo il nuovo codice degli appalti. Questa è una cosa importante di cui non abbiamo parlato per niente, magari ne parlerete con me o con altri colleghi successivamente. Siamo vicini al nuovo codice perché quello attuale, basato sulla legge 163 del 2006, è stato talmente tanto novellato che non ci ricordiamo quasi più niente di com'era originariamente e quindi si necessita di una sorta di testo unico. Ok? Aspettiamo di vedere quali saranno gli esiti dei controlli per i soggetti di cui alla determinazione ANAC 8/2015, quindi tutti quei soggetti che abbiamo definito come borderline. Vi invito a scaricarvi e a leggere attentamente questa determinazione, anche per chi non ci lavora dentro questa amministrazione. Aspettiamo di vedere i decreti di attuazione dell'ultima riforma PA in tema di semplificazione degli oneri, in tema di trasparenza ed anticorruzione. E una cosa che invece non vi avevo accennato per nulla, c'è una sentenza recente del TAR, mi sono dimenticato di mettere i riferimenti, che obbliga anche gli ordini professionali, perché era emersa la questione e si era arrivati fino al TAR, alla redazione del piano triennale di prevenzione della corruzione. Ora, carichiamo un attimino, invito i colleghi a farlo, sì, una relazione che avevamo, perché così vi racconto ultimissime cose. Allora, ovviamente, bravissimi, non so perché gli è venuto in mente di fare questo, ma hanno messo direttamente l'ultima sezione che era quella che mi interessava. Ok? No, perché adesso mi è venuto il dubbio. Vedete, molti di voi avranno compilato questa cosa qui o l'avranno vista. Ci sono tante domande. Di fatto si risponde spesso con una X e qualche volta dando qualche informazione aggiuntiva. Andiamo, aspettate che aumento un attimo, ok. Andiamo a vedere qualcosa. Vabbè, la prima fase sono domande di carattere generale. Aspettate che c'erano un paio di cose che volevo farvi vedere. Sono informatizzato. Allora, una prima cosa, vedete, questa ASL ad esempio dimostra un buon livello di adempimento riguardo all'informatizzazione delle informazioni nella zona amministrazione e trasparenza, mancando solamente degli atti di concessione e vantaggi economici comunque denominati, ai sensi dell'articolo 26 del decreto 33. Ma una cosa che volevo farvi vedere, che adesso non ritrovo. Aspettate un attimo, sono sparito un attimo dalla webcam. Oh, guardate qua. È stata erogata, sono alla lettera 5F, è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali sono stati i criteri per l'affidamento degli incarichi di docenza. Guardate qua, la risposta del responsabile in questo caso. A causa della mancata disponibilità da parte della SNAD a organizzare corsi per la prevenzione della corruzione nell'ultimo trimestre 2014, primo errore, non si fa formazione a fine anno. Considerata la ristrettezza dei tempi, è stato affidato l'incarico di docenza al professore, che poi non viene indicato, quando anche chiesto che venga indicato, che aveva già tenuto il corso sulla trasparenza, quando vi parlavo che abbiamo prodotto potenziale PIL per altri professionisti come il sottoscritto, è perché la SNAD da sola non ce la fa. Però andrebbero resi trasparenti, e la relazione lo chiede, chi è che si occupa di queste cose? Perché è importante. Andiamo avanti, poi si parla di rotazione. Corso è stato attivato dentro le mette. Aspettate un attimo che c'era un'altra cosa che volevo vedere. Oh, questa amministrazione, anche questa sarà messa online, è stata soggetta a controlli da parte della Guardia di Finanza. Ecco qua, ad esempio, in conferibilità per incarichi dirigenziali. Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati. Vedete, quando si diceva l'articolo 39, chi è che verifica cosa? Vedete, chi ha la forza per legge, in questo caso la Guardia di Finanza, tra i vari soggetti proposti. Vedete, è stato proposto la stipula di. No, scusate, è stata effettuata la verifica di tutte le dichiarazioni attraverso la consegna delle stesse alla GDF, che interroga il database in suo possesso. Quindi c'è stata una richiesta di informazione da parte della GDF e subito dopo hanno fatto una sorta di protocollo di legalità. Ora, manca un minuto, c'era una cosa importante che volevo farvi vedere.
conferimento autorizzazione. Sta indicare segnalazioni. Ah, una cosa qui che lamenta questo responsabile, che dice riguardo al whistleblowing. Indicare se è stata attivata la procedura per la raccolta di segnalazioni illecite da parte dei dipendenti. Sì, però poi si dice, se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione. È stata parzialmente attivata una casella di posta elettronica, ma non è stato implementato il sistema informatico. Questa è una risposta che si è avuta da molte amministrazioni. Quindi significa che a livello informatico siamo ancora dietro. Bisogna potenziare l'ICT. Codice di comportamento, disciplinari e penali. Comunque questo vi invito a leggervela poi perché è carino fare un po' di confronti tra amministrazioni. Non sono state adottate misure ulteriori in questa amministrazione. C'era una cosa che al momento non ritrovo. Allora, vedetevi poi con calma questo file che comunque viene caricato, una relazione di una ASL, è tutto pubblico. Io vi ringrazio per l'attenzione, scusate la corsa continua, ma volevo darvi un po' lo stato dell'arte e dirvi come stanno le cose attualmente e portare un punto di vista che, ancorché agisco tramite Formez, è sempre fortemente personale perché mi adopero molto su queste cose ormai da anni. Tra l'altro sta per partire anche all'Università di Tor Vergata un master in anticorruzione a proposito di formazione in collaborazione, in partenariato con l'ANAC e il Dipartimento della Funzione Pubblica, quindi vi invito a tenervi aggiornati su questa cosa. Se volete saperne di più di queste ed altre cose, avete la mia email all'inizio della slide che è brunelli@economia.uniroma2.it. Vi auguro buon lavoro, ce ne abbiamo un sacco bisogno. Chi vi parla da Roma, è romano, quindi potete capire qual è il suo stato d'animo attuale. E quindi veramente buon pranzo e grazie per avermi ascoltato fino a questo momento. Grazie ed arrivederci a tutti.